come arginare la perdita di biodiversità. Specie viventi, animali e vegetali sono minacciate da estinzione. Occorrono strategie e nuovi metodi per arrestare questo declino. Delle azioni da mettere in campo se ne è parlato nella conferenza ISPRA per la conservazione della biodiversità a Roma dal 24 al 26 di novembre. Perché una conferenza dedicata alla biodiversità? Beh, innanzitutto perché il 2010 è l'anno internazionale della biodiversità proclamato dall'ONU e tutti gli stati sono stati chiamati a dare risposte concrete per contrastare la perdita di specie viventi e tutelare gli ecosistemi marini e terrestri. L'ISPRA in particolar modo è un ente impegnato da sempre, attraverso studi e ricerche, ad indagare l'ambiente per contribuire a cercare le soluzioni più efficaci. Sul tema della biodiversità, l'apporto è poi fondamentale per un paese come l'Italia, che ha il più alto numero di specie animali, circa 58.000. Che significa il 98% della ricchezza di specie totale. Sì, infatti il nostro paese ha il più alto numero di specie animali in Europa, circa un terzo di tutte quelle attualmente presenti nel continente. La fauna terrestre è costituita da circa 42.000 specie finora identificate. Per quanto riguarda le specie vegetali, l'Italia ospita circa la metà di quelle presenti nel territorio europeo ed è la prima nazione del continente per numero assoluto di specie, che sono 6.711. Le regioni con maggior numero di specie endemiche e di specie esclusive sono la Sicilia e la Sardegna. L'Italia è poi un paese assolutamente ricco di foreste, che con oltre 9 milioni di ettari coprono oltre un terzo del territorio nazionale. Non mancano però le criticità. Una riguarda gli incendi, che sono stati nel 2009 ben 5.500, interessando circa 73.000 ettari di territorio, di cui quasi il 40% in Sardegna. Hanno riversato in atmosfera quasi 3 milioni di tonnellate di anidride carbonica, con un danno economico pari a 60 milioni di euro. Le minacce per la biodiversità vedono 1.020 specie animali a rischio di estinzione. Tra i mammiferi, ad esempio, il 15% è a forte rischio di estinzione. Ma ciò che preoccupa di più sono i cambiamenti climatici, destinati a diventare, prima del 2050, la seconda principale causa di perdita di biodiversità a scala globale. E se, come previsto, la temperatura sulla nostra penisola e sulle isole aumenterà di 4 gradi centigradi prima della fine del secolo, ci sarebbe una massiccia migrazione di molte specie, che si sposterebbero 400 km più a nord e 400 metri più in alto. Sì, e di fronte a questa situazione c'è bisogno di un grande coinvolgimento, non solo delle istituzioni preposte al governo del territorio e alla tutela dell'ambiente, ma di tutta la popolazione. È la prima conferenza organizzata dall'ISPRA dopo la recente riorganizzazione su temi che rappresentano la base della missione dell'istituto stesso. È quanto ha tenuto a precisare il presidente dell'ISPRA Bernardo De Bernardinis, aggiungendo che questa conferenza non è una duplicazione di quella tenuta dal Ministero dell'Ambiente nel maggio scorso, ma si tratta di una precisa risposta alle richieste europee indirizzate agli organismi preposti alla ricerca e al controllo ambientale, affinché sviluppino metodi e strumenti utili a contrastare il problema. Un ruolo testimoniato dagli illustri ospiti internazionali come Yvonne Pereira Martins, in videoconferenza dall'Agenzia Europea dell'Ambiente, e Alexander Müller, vice direttore generale della FAO. Quali sono gli atti che occorre intraprendere per la difesa della biodiversità? Sì, l'Italia, grazie al cielo, dispone di una grande ricchezza di biodiversità. Questo deriva dalla sua posizione geografica e anche dai secoli e secoli di storia, insomma, dei popoli che sono succeduti sulla nostra penisola, sulle nostre isole, che hanno avuto, insomma, una attenzione ad una gestione corretta del patrimonio di cui disponiamo. Naturalmente questo non basta, c'è bisogno di mettere in atto, in pratica, delle azioni, delle politiche, delle misure che siano in grado di difendere la biodiversità che è giunta fino a noi e in alcuni casi anche di incrementarla. Allora, la strada principale ovviamente è quella di realizzare delle aree protette, delle aree quindi su cui vigono dei vincoli, delle misure
che vanno a difesa sia delle specie, che possono essere quelle specifiche di quell'ambiente, sia dell'habitat in generale. È necessario anche che queste aree, questi parchi, riserve regionali, eccetera, siano dotati anche di strumenti politici che siano in grado di valorizzare le risorse storiche, culturali, economiche di quella regione, di quell'ambiente, in maniera tale da far sentire l'esistenza di questo parco non come un vincolo ma come un'opportunità. Quali sono le cause della perdita di biodiversità nell'ambiente marino del Mediterraneo? Vi sono delle cause naturali e delle cause antropiche. Tra le cause naturali possiamo naturalmente riferirci al cambiamento climatico, oltre che a eventi come quelli meteomarini legati a cicloni, uragani o ancora a eventi vulcanici. Le cause naturali sono legate sia alla pressione umana che a altri eventi come la presenza di relitti a mare o di inquinamento. Per quanto riguarda le cause del cambiamento climatico, queste sono relative sia alla penetrazione di specie aliene, cioè non mediterranee, di origine subtropicale e tropicale, la cosiddetta tropicalizzazione del Mediterraneo, con 1024 specie non mediterranee arrivate negli ultimi 50 anni. E ancora attraverso altri eventi che sono la meridionalizzazione, cioè l'aumento di specie mediterranee termofile, che questo è il motivo per cui vediamo barracuda in tutto il Mediterraneo o pesci pappagallo. Però la meridionalizzazione ha anche effetti concreti sull'economia ittica, modificando e cambiando la cattura dei nostri pescatori. Per quanto riguarda invece le cause antropiche, queste sono estremamente complesse, molte sono evidenti ovviamente nelle fasi di inquinamento più eclatanti, ma noi siamo prevalentemente preoccupati relativamente a quelle cripte, cioè che non si vedono o si vedono quando è tardi. Basti pensare ai relitti sommersi delle prima e seconda guerra mondiale, che negli anni cedono una parte dei contaminanti all'ambiente, ancora la presenza di strutture antropiche a mare o inquinamenti come quelli da nuovi contaminanti, metalli pesanti o PCB, che creando erosione genetica indeboliscono le popolazioni animali, riducendone la fertilità e favorendone le patologie. E quali sono le azioni e gli strumenti che si possono mettere in campo per rimediare ai danni causati appunto alla biodiversità? Ma i dettati di tutte le organizzazioni internazionali che si occupano di tutela della biodiversità recitano prevenzione, cioè mettere in atto tutte quelle best practices, buone pratiche per ridurre, per esempio, la presenza di specie aliene, controllando le acque di zavorra, ad esempio, o le introduzioni in acquacultura o acquariologia, ma ancora riferendoci alla mitigazione bisogna incominciare a operare attraverso tutti quei processi che limitano la perdita. Per esempio, noi abbiamo visto che nelle aree marine protette vi è una perdita di biodiversità minore che nelle aree aperte. Ciò significa che un ambiente sano, cioè tutelato dalla sovrapesca e dall'inquinamento, risponde meglio a eventi esterni, garantendo la conservazione della biodiversità. Quindi, infine, l'adattamento, cioè cominciare a convivere con alcune di questi eventi, modificando per esempio tecniche di cattura, pesca e anche preparandosi attraverso sistemi di prima allerta, cioè di early warning system, a tutelarci per esempio da quelle che possono essere specie non indigene tossiche o velenose o elementi come alghe pericolose per l'ambiente. Quindi prevenzione, mitigazione e adattamento. Nei cambiamenti climatici forse l'effetto più evidente è della perdita di biodiversità. Che cosa ci dobbiamo aspettare in futuro su questo fronte? Beh, se continuiamo così, cioè se il modello economico che continuiamo ad adottare è quello degli ultimi 100 anni, ci dobbiamo aspettare che i cambiamenti aumentino, che si incrementino gli effetti estremi, perché questo poi è la sostanza del cambiamento climatico, e che quindi anche le specie animali e vegetali ne risentano, spostandosi sia in termini di latitudine sia in termini di longitudine, e in qualche caso anche, non dico scomparendo, ma riducendosi molto. E
Che cosa possiamo fare per mitigare questi effetti? Possiamo cercare di dare avvio a un'economia nuova, cercando di consumare un po' meno, di consumare bene e di rivedere questo modello che ha portato a questi effetti complessivi sull'ambiente, quindi diciamo recuperando attività come quelle agricole che negli ultimi 50 anni o 100 anni a secondo dove sono diventate un po' residuali, evitando di concentrare tutta la gente in grandi centri urbani. Quest'anno credo sia l'anno in cui gli abitanti del mondo hanno superato nei centri urbani quelli dei centri rurali. Bene, io credo si debba recuperare questo rapporto col territorio e l'unica attività che ce lo fa fare è l'agricoltura.